Proviamo a affrontare diciamo, in termini di humus, quindi trasferiremo quello che potenzialmente possiamo intendere con questa 4.0, spero purtroppo per voi avete sentito molto nominare, era in qualche modo per cercare di, e lo continueremo a fare, cercare di trasferirvi qualche sentimento, non da dire quello con i microfoni. Cercare di trasferirvi qualche sentiment su quello che è l'industria 4.0, quindi che cos'è e dove ci può portare, sia in termini di tessuto produttivo, sia cosa che interessa più a voi in termini di qualifiche professionali e che cosa cambierà nel mercato. Quindi i due colleghi che mi accompagnano, diciamo, in questa brevissima, tengo a precisare, momento di confronto, guarderanno questi due aspetti. Uno, ai risvolti che il mercato dell'industria 4.0 può dare in termini di marketing, un altro invece in termini di skill, quello che è la rivoluzione, così come la chiamo, quello che dovrebbe essere un cambiamento epocale dell'ambiente che si inizia 4.0 e capire che cos'è. Quindi, detto questo, vorrei da un incipit, quindi collegarmi a quanto poc'anzi detto, Robert trasferirvi con un filmato brevissimo, che cosa significa 4.0 nell'accezione più ampia, quindi quali sono i fattori abilitanti dell'industria 4.0 e che cosa sostanzialmente questo New Deal della produzione industriale, parte dai tedeschi con la Siemens che si chiamava industria 4.0, noi lo chiamiamo in un altro modo, ma ormai ci siamo ampiamente adattati ai signori tedeschi, e farvi comprendere le varie connessioni dei principi della 4.0 con quello che è anche la dinamica di studio nella quale noi potremmo vivere. Quindi se vi consentite, ci stanno anche le casse, vi lavoro più di un minuto, ma è volutamente ricordare qualche input. Il quale ci dirà in termini di esperienza del CSM e di
quelli che sono dalla sua angolazione aziendale e di centro di sviluppo di eccellenza le possibili indicazioni sia dal punto di vista didattico funzionale sia dal punto di vista industriale dell'industria 4.0. Prego Luca. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito al professore De Felice all'Università di Cassino. Sono ingegnere Luca Pirimonte, ingegnere informatico indirizzo automazione e mi sono laureato all'Università del Sannio di Benevento e attualmente sono responsabile dell'area Industria 4.0 del Centro Sviluppo Materiale. Ho preparato una breve presentazione più che altro per introdurre a chi insomma non conoscesse il Centro Sviluppo Materiale e poi mi focalizzerò un attimo su come cambieranno gli skill professionali nell'ottica di Industria 4.0. Centro Sviluppo Materiali è una società che viene dal settore siderurgico, in particolar modo dal centro di ricerca e sviluppo del gruppo Italsider. Quindi quando la siderurgia italiana era pubblica, anche il Centro Sviluppo Materiali era pubblico e quindi faceva attività di ricerca e sviluppo per tutto il siderurgico nazionale. Ha avuto diverse trasformazioni, quando la siderurgia nazionale si è privatizzata anche il Centro Sviluppo Materiale è diventato un SPA e quindi i cui azionisti erano principalmente i maggiori attori siderurgici che avevano acquisito gli impianti che prima erano pubblici. Ultimamente, circa 3 anni fa, siamo stati acquisiti dal gruppo Lina, quindi ora siamo completamente, il nostro azionista del 100% è il gruppo Lina e quindi ci siamo aperti negli ultimi anni ancora di più al mercato, anche in settori al di fuori del siderurgico. Vi do brevemente idea di quella che è la nostra struttura aziendale. In alto a sinistra vedete le linee tematiche e l'azienda è organizzata in 5 linee di business, non per ultimo l'anno scorso è nata la linea di business dedicata alla propria industria 4.0. Sulla destra vedete i macro centri di competenza in cui l'area industria 4.0 rientra nella parte di processi e sistemi di controllo. Centro Sviluppo Materiali ha sempre avuto un approccio intermedio tra l'Accademia, quindi l'Università, voi e l'industria. Quello che è stato il suo punto di forza è quello di saper sia avere un ruolo attivo proprio nel trasferimento tecnologico, quindi partendo da ricerca di base, sviluppare dei prototipi, realizzarli e portarli all'interno della fabbrica. Sostanzialmente nell'ultimo anno l'azienda ha creato quella che è una sua visione di Industria 4.0 molto legata al settore manufatturiero, in particolar modo venendo come dicevo prima dal settore siderurgico, però allargandosi un po' tutto il settore delle lavorazioni meccaniche e ultimamente anche nel settore dell'alimentare. La competenza centrale che gestisce questo tipo di skill è la competenza di processi e sistemi di controllo all'interno del quale c'è l'area Industria 4.0. Il gruppo è in pratica distribuito su tutto il territorio nazionale, abbiamo sedi a Napoli, a Roma, Terni, Dalmine, provincia di Bergamo e copriamo una vasta gamma di skill professionali all'interno del gruppo. E per noi uno dei punti di forza è sicuramente la collaborazione con l'università che è continua, quindi sia per tirocini curriculari piuttosto che dottorati di ricerca e così via. In merito al settore della ricerca partecipiamo a piattaforme di progetti europei come Horizon 2020 ai quali siamo presenti e contribuiamo come parte attiva alla definizione delle goal per i progetti. E, oltre a livello europeo siamo attivi anche a livello nazionale con progetti di ricerca. A livello europeo in particolar modo si distingue l'attività che seguiamo con il gruppo Integrated Intelligent Manufacturing, il gruppo I2M, che fa parte della,
della piattaforma STEP di ricerca europea, nel quale vengono, ecco, diamo il nostro contributo nella definizione delle roadmap proprio in merito all'industria 4.0. A livello nazionale siamo all'interno dei cluster nazionali della fabbrica intelligente, che principalmente seguiamo con la nostra sede che è in Lombardia, e quindi seguiamo tutte le attività di networking. Per dare un'idea, qui ho riportato una lista di clienti che seguiamo, quindi sostanzialmente sicuramente il principale attore nell'ambito siderurgico, ma non solo. Facciamo attività di ricerca, quindi proprio con pubblicazioni e anche brevetti. Per quanto riguarda la nostra visione approccio, qui scendo un attimo un po' più nel tecnico, quello che ne vediamo è una differenza tra quello che è lo scenario attuale, in cui o almeno in alcune realtà c'è uno scambio fisico, quindi di merci, prodotti e monete sostanzialmente intorno alla fabbrica, e quello che sarà il futuro, nel quale oramai è chiaro che si va verso una logica di servizi anche, quindi il cliente e la fabbrica in pratica segue tutto il percorso della supply chain, quindi dai fornitori delle materie prime, la parte di lavorazione, poi la parte di vendita, cercando di seguire fino al cliente finale e cercando di offrirgli dei servizi correlati al prodotto che viene venduto. In pratica la produzione si sta trasformando in modo sostanziale, e sicuramente quello che si sente oggi spesso di industria 4.0, anche a livello politico, di iniziative economiche, sostanzialmente ci aspiriamo che dia una spinta per rinnovare, per far fare un salto in avanti all'industria italiana, nella quale si individuano sicuramente delle realtà che sono un po' più vicino a questo modo di comprendere l'industria rispetto ad altre che magari sono ancorate a delle metodologie insomma un po' tradizionali e che sono un po' scettici ad aprirsi a questo tipo di innovazione. Dal punto di vista degli skill professionali è chiaro che si andrà verso uno scenario in cui le attività più semplici saranno eseguite in modo automatico e quindi da robot, da macchine. Quindi sicuramente cambierà completamente quella che è la figura del lavoratore, con tutti i lati positivi e negativi che può avere questo tipo di approccio, che però ormai sembra inevitabile. Quindi logicamente poi dovranno intervenire anche altri fattori per cercare di gestire questo cambiamento in termini di occupazione, quindi quant'altro. Sicuramente si innescano dei problemi non da poco. Per quanto riguarda l'evoluzione degli skill professionali, in realtà quello che è estratto è forse una sintesi, può essere che effettivamente per i leader industriali la più grande sfida non è la tecnologia, ma saranno le persone. Oramai di tecnologia in tanti ambiti sono mature, sono applicabili e sicuramente è facile arrivare alla tecnologia. Il problema sarà effettivamente l'adattabilità del lavoratore e delle figure professionali che poi saranno legate all'ecosistema della fabbrica. Degli studi sostengono che tra circa 4 anni il 35% degli skill che attualmente sono considerati fondamentali in quest'ambito cambieranno, che logicamente questo si impatterà proprio il modo di vivere e di lavorare delle persone, ma questa è una cosa che percepiamo anche noi negli ultimi 10 anni con internet, smartphone, quindi è un qualcosa che già, nel quale già siamo completamente dentro. E quindi emergono quelli che sono degli skill un po' meno tradizionali, come ad esempio il problem solving, il critical thinking, nel quale ecco c'è più la capacità della persona, quindi la flessibilità della persona e anche la creatività. Sostanza, l'auspicio che c'è è quello che poi alla fine l'uomo tende a fare dei lavori creativi, perché i lavori magari semplici, ripetitivi e banali li possono fare la macchina.
attualmente nel 2020 si prevede che questi saranno i 10 skill fondamentali, quindi questa è una cosa che vedo assolutamente in modo trasversale a tutti i corsi di laurea, di specializzazione, cioè l'uomo si scontrerà con questi tipi di problemi e sicuramente che esso sia, abbia più un'estrazione dal punto di vista di gestione economica della fabbrica piuttosto che di gestione tecnica, sicuramente sarà qualcosa che impatterà su tutti. Vado bene a prendere appunti così vi ricordate dove dovete andare a studiare. Un altro, quello che emerge dal punto di vista sempre degli skill è quello di iniziare ad avere un approccio di tipo sistemico. Questo in realtà sembrerà banale, ma è difficile, nel senso che io vedo ora due figli piccoli di 8 anni e vedo che loro hanno un approccio su certe tecnologie, cioè non c'è bisogno di spiegare di niente, hanno una flessibilità enorme. Questo sicuramente per chi ha già un background di un certo tipo è più complicato. E quindi il discorso di adattare, di vedere ogni minima parte, di poter essere comunque un attore all'interno di un contesto e poter andare ad agire, la fabbrica non sarà più produrre soltanto il bene, ma ogni piccola parte della fabbrica può impattare in modo sostanziale su quelle che è la sua gestione sotto diversi punti di vista. Quindi sicuramente sarà fondamentale il discorso di avere un approccio molto legato ai dati, all'analisi dei dati, e l'approccio collaborativo e di comunicazione. Vediamo negli ultimi anni sono sorti diversi skill per supporti da remoto, piuttosto tante attività sono state remotizzate e quindi poi anche di conseguenza il discorso dell'adattabilità e quindi la flessibilità nel trovarsi in un contesto altamente dinamico. Concludo, vista l'occasione, anche noi dal punto di vista della formazione stiamo organizzando un master a maggio che impatta proprio questi temi per cercare di discutere di queste tematiche e di vedere come evolverà lo scenario. Cercano di dialogare, ma dialogano pochissimo. Vedevo la collega quando dicevo fate bene a prendere appunti. In realtà ormai il sistema nostro è lo smartphone che flasha il processo e ne fa l'appunto. Invece ne vorremmo con le firme stare dietro al professore. Sono due mondi che in qualche modo devono necessariamente dialogare. Il nostro strutturato e agganciato in economia tradizionale e il vostro che in qualche modo guarda esclusivamente alla digitalizzazione. Vedete? Ti lascio subito la parola, in questi 3 minuti ve li volete attendere. Per me è cambiato moltissimo nel febbraio del 2016, quando un semplice algoritmo, un banale algoritmo, uno potrebbe dire, ma tutt'altro che banale, cioè l'algoritmo di funzionamento di Google, che voi sapete che cos'è come motore di ricerca, ha superato in termini di capitalizzazione un'azienda come può essere General Motors, mettendolo insieme alla FCA, mettendolo insieme alla Toyota, cioè un algoritmo. Un modo di funzionare, quando entro alla debugger all'interno delle dinamiche di funzionamento di Google, ma in questo semplice algoritmo ha iniziato a cambiare la modalità di funzionamento. Cioè questo bel testo di debugger del consiglio, parla proprio del The Circle, che ci rappresenta una realtà futura, futuribile, ma quasi reale, dove noi ci stiamo sempre più avvicinando. Questa digitalizzazione spinta di queste industrie, verso cui andiamo a andare, vi lascio subito la parola, in realtà non è un'esigenza e una quasi costruzione del mercato, anche perché il mercato sta evolvendo verso il vostro mondo piuttosto che verso il mondo tradizionale delle banche, dei sistemi di credito, di quell'altro, di quant'altro succede. Tenete presente che altro soggetto che praticamente faceva logistica, che penso che voi conosciate tutti, si chiama Amazon. Questi signori di Amazon a un certo punto hanno iniziato a capire che dalla disintermediazione, cioè dal contatto diretto con il pubblico, loro non hanno più bisogno di dove posizionare la fabbrica, dove posizionare gli skill e dove posizionare il prodotto. Loro hanno necessità semplicemente di comprendere come arrivare a voi. La disintermediazione generata dalla digitalizzazione genera un mercato. Faccio un esempio, voi sapete qual è il secondo produttore mondiale di pannolini, cioè
Io pensavo che fosse la Pampas piuttosto che la Lines, la Pampas è prima, proprio da Ningbo. Secondo produttore mondiale pannolini, il 22% di quote di mercato è Amazon. Amazon ha iniziato a vendere pannolini, cioè se sapete le batterie e torce, Amazon ha iniziato a produrre delle torce perché c'è tanto. Non è importante ormai il come e il dove lo dura, l'importante è il disintermediare, arrivare al cliente, loro possono fare tutto. Amazon sta a 400 miliardi di capitalizzazione, ha superato da poco Google, quindi questi sono i numeri per darvi un'idea di quanto sia importante questi temi che noi lanciamo, che voi pensate associati alla fabbrica tradizionale, alla 4.0 tradizionale, quindi vi ho fatto anche un filmato di Ford per farvi vedere di che cosa parlo quando parlo di fabbrica tradizionale, ma noi siamo ben oltre. Voi dovete essere ben oltre, perché tanto quanto noi ci arrangiamo, ci adattiamo sul nostro mercato, voi dovete necessariamente proiettare i vostri stili, come diceva il collega Luca, come dirà tra poco anche il professore Sansone, verso un nuovo modo di approcciare il processo. Lo direbbe Edoardo Bono in maniera laterale, non in maniera scientifico-lineare, giusto? Voglio citare i colleghi economisti anche se sono ingegneri. Quindi, lasciandoti la parola, voglio semplicemente, serve la presentazione, giusto Antonio? La presentazione passa il microfono. Vado io a presentare, lasciandoti la parola e quindi non occupando più ulteriore tempo, sperando di essere utili a spedire quelle punti che dicevo, continuate a prendere appunto con gli smartphone. Ti lascio il microfono. Grazie. Il collega Sansone, come vi ho detto, della nostra amata università, ci illustrerà invece una tematica più vicina al lato marketing del processo che stiamo raccontando, più emotiva. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie al collega Fabio De Felice per avermi coinvolto in questa iniziativa e ho ascoltato anche con molta attenzione le parole dell'ingegnere di Monte, no? Quindi io sono Marcello Sansone, insegno marketing e retail management all'interno di questa facoltà, sono responsabile scientifico di un laboratorio, MarkLab, come disse la presentazione, e titolare di un master che in qualche modo che si chiama marketing e retail management, come dire, nasce negli ultimi anni, in maniera anche, se vogliamo, in coerenza con quello che si diceva prima, come risposta molto personalizzata ad alcuni bisogni e ad alcune esigenze da parte del mercato. Quindi il tema delle nuove tecnologie, della digitalizzazione, della robotica, delle reti artificiali, e mi fa molto piacere quello che ha detto prima l'ingegner Piedimonte, non fa riferimento soltanto alla fabbrica, ma fa riferimento molto anche a tutte le reti produttive di servizi. Penso per esempio, per me che studio il segno retail, alla rilevanza che le nuove tecnologie hanno avuto e stanno avendo sempre di più anche all'interno della progettazione dei servizi per i consumatori finali. Quindi il collega De Felice mi ha dato un assist incredibile, perché Amazon sta diventando in questo momento il più temuto concorrente dei retailer tradizionali, ma anche qua, ed è un aspetto che vedremo per vedere come nuovi modelli e alcune rivoluzioni paradigmatiche che sono connesse a Industry 4.0 non daranno mai, almeno così si prevede, risposte generali come dire identiche su tutti i mercati. Bisogna adattare le tecnologie e le rivoluzioni anche tecnologiche appunto all'interno degli specifici mercati di riferimento. Quindi nello specifico di Amazon è vero che dopo Pampers è diventato il secondo produttore di pannolini, ma è andato oltre, perché nella logica della disintermediazione spinta e di questi giorni la conferma dell'investimento in Italia con l'assunzione di circa 1500 giovani nel centro Italia a Fiano Romano, in cui, e mi collego al tema delle nuove competenze che come vedete hanno ricadute di tipo verticale, quindi non impattano solo dal punto di vista semantico della fabbrica come luogo di produzione, ma ripeto, ho preso tanto spunto dai tuoi interventi, perché di norma, come dire, l'ingegnere tende tra virgolette a valorizzare molto l'ambito del manufacturing, della produttività, del minor costo, ma in realtà sta emergendo che anche a livello proprio di user e di competenze, molta parte
di questa tecnologia di Industria 4.0 sarà fortemente centrata sul retail e sul consumatore finale, non soltanto sul consumatore finale, ma anche a un livello intermedio. Esempio, quando si parla di robotica, di sistemi intelligenti, di architetture informative condivise, di clustri delle nuove tecnologie in uso, basti pensare a quanto industria e distribuzione stiano investendo insieme per migliorare la supply chain, quindi il valore della catena di fornitura, e garantire il just in time distributivo a costi più bassi rispetto a quello che avveniva nella progettazione dei servizi tradizionali, in cui c'era una visione atomistica, e qua prendo spunto da te, non sistemica, della progettazione. E quindi quanto questo impatti sul mondo dell'industria, sul mondo della distribuzione e sul mondo dei consumatori. Quindi, senza dilungarmi oltre, io ho messo 4-5 paginette solo come riferimento, perché Industria 4.0 viene caratterizzata e definita come la quarta rivoluzione industriale. Ma però nel frattempo, oltre alla rivoluzione industriale, per chi studia management delle imprese commerciali, si parla anche di una rivoluzione legata alla rivoluzione commerciale, cioè quella che è avvenuta 20 anni fa con quello che vediamo oggi tutti i giorni, cioè la capacità di avere grandi formati distributivi, ma, e vengo al tema, di arrivare al punto che attraverso disintermediazione, digitalizzazione, irrilevanza quasi del luogo di produzione rispetto al luogo di consumo, Amazon ha l'obiettivo di vendere prodotti freschi e freschissimi, quelli che noi non compreremo mai, nemmeno forse nei mercati di strada, ok? Direttamente a casa dei consumatori finali, con consegna entro pochissime ore, ma nell'arco della giornata, a prezzi competitivi. Quindi questo che cosa ci dice in sintesi? Punto 1, dal punto di vista delle prospettive del marketing, Industry 4.0, tutta questa innovazione comporta, come è avvenuto ai tempi della terza rivoluzione industriale, che sarà quella informatica, un cambio paradigmatico dal punto di vista delle leve di produzione del valore. Cambiano le leve della domanda e quindi cambiano anche le leve di progettazione dei servizi da parte di chi offre bene i servizi. Punto 1. Punto 2, qua voglio dire, anche visto il consenso di giovani, anche un po' ristretto, e con questo del clima e la musica che quasi quasi ci fa pensare di stare all'acqua a fare l'arancione piuttosto che la vulcana, no? Quindi direbbe più. Dicevo, il secondo punto fondamentale, un po' sfatare il mito, l'ha detto prima molto bene il collega ingegnere, cioè valorizzare una delle leve del marketing, che è i people, la rilevanza e la centralità non più solo della tecnologia, ma del people, e quindi di tutto ciò che comporta a livello culturale di missione della tecnologia. Perché? Che cosa voglio dire? Che in qualche modo sta emergendo, specialmente nel contesto italiano, in cui ancora il processo, come dire, è in progress, nella fase di avviamento, no? Sapete che c'è pure a parte dell'agenda governativa con 8 punti centrali del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi si investirà molto in questo ambito, però molti ritengono, qua è la paura, bene, ci sarà questa ulteriore rivoluzione industriale, quindi più tecnologia, più digitalizzazione, più fabbriche intelligenti, più sensori, più robotica, meno posti di lavoro. In realtà quello che cambia, ed è quello che noi diciamo da anni, anche all'interno del master che ho citato prima, che non è vero. Questo secondo me non è un parere vostro. È chiaro che esiste una recessione, c'è più, ma non è vero che non c'è più richiesta di lavoro. È cambiata la domanda di competenza da parte delle imprese. Noi lo vediamo anche qui a Cassino, quando leader, Comad, Coop, piuttosto che Danone e Barilla, ci chiede un laureato specificamente formato in ambito tematico, vuole misurare il rispetto di quelle competenze specifiche spendibili immediatamente sul mercato del lavoro, cioè si accorcia i tempi di inserimento, però si richiede trasversalità, e questo è un altro aspetto da sfatare, cioè che magari Industria 4.0, tornando all'accezione semantica, sia solo questione tra virgolette di competenze tecnico-ingegneristiche. In realtà alcune previsioni ci dicono che ci sarà un emergere delle qualità umanistiche all'interno di questa forte industrializzazione. Perché? Perché bisognerà produrre a costi più bassi, bisognerà essere più efficienti, ma in realtà
serviranno paradossalmente. Anzitutto è stato coniato il termine cobotica, quindi cioè significa avere il robot insieme alla persona, no? Quindi serviranno in questo senso competenze umanistiche molto forti, competenze anche di marketing altrettanto sviluppate. Perché? Perché in realtà ciò che si chiede è di poter, attraverso questa rivoluzione industriale, personalizzare di continuo i prodotti, quindi realizzare il su misura di massa, che sarebbe la definizione della mass customization, un simbolo, un principio però diffuso, che proprio attraverso queste nuove tecnologie può trovare centralità. Quindi nuova domanda di competenze, forte capacità interdisciplinare, ma c'è questa richiesta di una visione umanistica dell'interpretazione del lavoro, tant'è che anche qualche caso di eccellenza all'Ago della produzione di tavoli e di sedanza della produzione di lana hanno già cominciato ad applicare, cioè l'operaio che lavorava in serie in sequenza lascia spazio all'artigiano che deve personalizzare di continuo i prodotti. Questo che significa che un terzo elemento chiave all'interno delle implicazioni è quello di rispondere in maniera ancora più forte, mi sa che sono indietro, proprio alle esigenze dei singoli consumatori. E questo, se vogliamo, è un elemento molto forte da parte, diciamo, delle conseguenze che questo comporta. Un altro appunto, e poi vado velocemente alle conclusioni, un momento, cioè paradossalmente a ciò che si pensa si può arrivare al contrario: meno operai, più sartorialità, più artigianalità, più componente umanistica, forte multidisciplinarità e interculturalità all'interno del processo Industria 4.0, capacità di ascolto, cioè strategie più brevi, politiche più brevi, però significa anche efficientare il processo non solo sulla base della riduzione del costo, ma dell'aumento del valore, perché i due elementi, cioè quello fare ciò che domandano i clienti in tempo reale, può accadere sia nella produzione industriale pura, sia nei rapporti industria distribuzione, perché rispetto a 30 anni fa la centralità della catena del valore è in mano al cliente, che determina con i propri input quanto produrre, quindi non tanto quanta tecnologia impiegare, ma come impiegare, per quale finalità. Punto 2, un altro spunto di riflessione: da che cosa partiamo, quale può essere l'impatto anche del nostro sistema paese? Questa capacità appunto di combinare, noi siamo forti sul Made in Italy, che nasce dall'artigianalità, no? Quindi potrebbe sembrare anche questo, cioè come combinare il massimo della spinta industriale con l'eccellenza manifatturiera. Questo può essere, alla luce delle specificità del contesto del mercato italiano, un ulteriore valore aggiunto, perché se la digitalizzazione e tutto il vantaggio della robotica, dei sistemi intelligenti, della fabbrica intelligente, flessibile e leggera, comporta in termini di riduzione di costo, può essere utilizzato per rilocalizzare in Italia, sulla base delle eccellenze che abbiamo in termini manifatturiere, alcune realtà industriali che, sulla base solo del minor costo di produzione, sono andate a produrre fuori, ma poi con evidente perdita di valore sul mercato, perché i prodotti realizzati soddisfacevano il criterio del minor costo, ma non quello della coerenza dei prodotti e dei servizi a ciò che domandano i consumatori finali. E quindi questo è un aspetto, secondo me, da non sottovalutare. Poi, e questo l'avete detto voi prima, per cogliere tutte le opportunità di Industria 4.0 significa appunto ricalibrare un pochino tutti i meccanismi di domanda e offerta e vedere tutto l'environment, cioè l'ambiente nel quale questa tecnologia Industria va ad incidere. Quindi spostando il tema soltanto dalla fabbrica, insisterà sulle smart city, sulle città intelligenti, sulla forte connettività. Oggi basta, voglio dire, acquistare una macchina nuova, basta guardare anche come è cambiata la comunicazione di marketing su qualunque quotidiano italiano. Oggi, a fianco alla foto del prodotto automobile che soddisfa il requisito dell'eccellenza produttiva, deve soddisfare il requisito dell'eccellenza produttiva, vengono comunicati una pluralità di servizi, il primo dei quali è quello della connettività, cioè di entrare sulla macchina intelligente, perché tutti siamo connessi al telefonino. Io pure ho due figli piccoli e ne
fare ripetizione di continuo su queste cose, perché sono ormai molto avvantaggiati, perché hanno uso diffuso, collegano, diffondono conoscenze tra loro. Quindi si entrerà al supermercato e ci saranno vendite intelligenti, etichette elettroniche, sistemi applicati al carrello che consiglieranno l'acquisto di prodotti, ti diranno l'etichetta del prodotto, da dove arriva, quindi la componente informativa diventa molto forte in tutti gli ambiti di attività, e questo in qualche modo, come dicevamo prima, impatterà moltissimo sul mercato del lavoro. Chiudo, avrei molte altre cose da dire, le ho dette velocemente, spero di aver dato qualche spunto di riflessione, però è un tema a me molto caro, perché avendo investito facendo questo mestiere di professione e in qualche modo aprendomi anche alle imprese, cambia la domanda di competenze delle imprese e dobbiamo fare anche un grande sforzo noi come università, perché se tutto cambia e c'è la rivoluzione, anche noi come docenti dobbiamo sempre più andare incontro in un processo che diventa appunto iterativo del valore, in cui cambiano le tecnologie, aumenta la dotazione di intelligenza artificiale, cambieranno tutti i mercati. Ecco, io sono stato a distanza di 10 anni ad Amsterdam, 10 anni fa mi sarebbe un museo rinomato con metodi tradizionali, oggi vai e ti dotano di uno smart, di un tablet interattivo con il quale tu ti guida nel percorso, come se fosse come il merchandising del punto di vista moderno, ti porta sotto l'opera d'arte e poi ti connette con tutto ciò che è come se tu toccassi con mano quell'opera d'arte, con un forte contenuto esperienziale, quindi cose che 10 anni fa non c'erano, per cui anche all'interno di tutti i settori di attività c'è una forte domanda di competenze rispetto alla quale i più giovani devono, assolutamente devono, perché poi in qualche modo io sono nella fascia intermedia, mi ritengo giovane, ma il tempo passa, però tendenzialmente andare incontro a nuove opportunità, però ripeto, all'interno di un framework culturale in cui per leggere bene, per governare il processo e per leggere bene le ricadute a livello anche di sistema, occorre avere una preparazione multidisciplinare, non monotematica, perché in questo senso anche le esperienze precedenti della terza, della seconda e della terza rivoluzione industriale insegnano questo, cioè bisogna farsi trovare pronti secondo determinate dinamiche, essere proprio il software, avere grande curiosità intellettuale, avere in mente che tutto ciò che noi abbiamo in mente di progettare e produrre deve trovare valore all'interno dell'utilizzatore finale, altrimenti anche il sistema più intelligente di produzione sarà stato diffuso ma nel proprio ambito, ma non avrà dispiegato tutti gli effetti che un sistema economico di scambio, che è il principio chiave del marketing, deve in qualche modo ricercare. Io mi fermo qua, grazie per voi. Ringrazio io qui, diciamo, degli spunti che spero siamo riusciti a trasferire. Più che altro il nostro intento non era di fare un seminario formativo sull'industria 4.0, ma è scambiare informazioni, non per cercare di creare una connessione con questo, che è questo tema di cui si parla tantissimo, ma spesso coloro che ne parlano, questo è una questione di impianti industriali, non sanno benissimo di che cosa si tratta. Quindi a me non è che interessa dare molte aspettative di tutti i fattori abilitanti che fanno parte del sistema incentivante del piano Calenda sull'industria 4.0, perché quello riguarda più un aspetto industriale. Mi interessa trasferire a voi, speriamo di averlo fatto dal filmativo alle poche chiacchiere del professore Sansone, che cosa significa iniziare veramente a proiettarsi in un nuovo modo di concepire il mercato e la professione, cercando di allargare quei confini degli schemi nei quali voi siete maturati. Voi siete abituati a ragionare per schemi, perché da piccolini ci hanno educato in questo modo. Questi modelli che noi stiamo provando a trasferire, bisogna allargare la visione, a cambiare forse l'angolazione della visione, come diceva sempre Sanfieri, quindi per vedere meglio basta cambiare la prospettiva. Quello che dico sempre e sul quale mi fermo e vi lascio è che ormai il tempo di pensare al nostro futuro è ormai passato, quindi la concentrazione massima che dovete propondere è proprio sul guardare in maniera allargata tutti questi temi e cercare di sfruttare anche noi, giovani e anziani, che in qualche modo crediamo nelle nuove leve e negli appunti che la collega può prendere con un altro livello smartphone.
Signori, perché è tardi, vi lascio andare, ma se avete domande, persone, se siete a disposizione, arrivederci.